proprio nei giorni in cui molti italiani si domandano se potranno accedere al reddito di cittadinanza, arriva la consueta pubblicazione annuale di Forbes delle persone più ricche del mondo, tra cui ci sono anche miliardari italiani. Due fotografie dell'Italia: la più povera, circa 5 milioni di persone, è la più ricca, 35 persone, abbastanza significative dei due estremi economici entro i quali c'è tutto il paese. L'estremo più ricco dell'Italia è, anno dopo anno, sempre più popolato da membri del club dello sperma fortunato, cioè da chi ha avuto la fortuna di ereditare enormi fortune. Il capitalismo italiano sembra in grado di ringiovanirsi soltanto con la promozione degli eredi dopo la morte del patriarca, ma non certo con l'arrivo di volti nuovi. Probabilmente, tutto ciò è semplicemente lo specchio dell'inarrestabile declino del sistema economico italiano. Certamente, un mondo lontano da quello del capitalismo americano dove Kylie Jenner, a soli 21 anni e self-made, è diventata la più giovane miliardaria del mondo grazie alla cosmetica. O come nel caso del neomiliardario irlandese John Collison, 28 anni, cofondatore e presidente di Stripe, una società che consente ad aziende e privati di accettare pagamenti su internet. Tornando all'Italia, i miliardari di casa nostra sono solo 35, nel mondo ce ne sono 2153, e il più ricco di tutti è Giovanni Ferrero, figlio del fondatore dell'impero della Nutella, che tra tutti i miliardari del mondo occupa la 39esima posizione. Il miliardario italiano più povero è Marina Prada, con soltanto, si fa per dire, 1,2 miliardi di dollari. Ti aspettiamo per nuovi video ogni settimana. Per non perderli, iscriviti al canale Metalli Rari.